eroici, visto che fuori ci sono 28 gradi e ci sono già le piscine che sono là che vi aspettano, vi attendono, però il fatto che abbiate scelto noi gioca a vostro favore, quindi grazie per essere qui quest'oggi. Non ve ne pentirete perché abbiamo ospite Anna Maria Trustraci, che sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è una figlia di Gratteri, per intenderci. Al perlomeno il procuratore Gratteri dice che è una sua figlia e sta cercando di fare tutto il possibile per averlo nuovamente con sé, perché insieme hanno lavorato, hanno fatto molte inchieste. Lei è stata la PM, quindi la pubblica accusa, nel processo in primo grado di Rinascita Scott, che sapete, e per chi non sa lo ricordo velocemente io, è l'inchiesta che è diventata sostanzialmente pari a quella che portò al maxi processo a Palermo con alla sbarra il Gotha di che Cosa Nostra. Rinascita Scott è la stessa cosa. Mi ricordo che quando fu diffusa la notizia di questa operazione, molti parlavano della solita operazione di immagine in facciata che sarebbe stato un bluff, poi in realtà abbiamo visto che la maggior parte di quelli che vennero indagati e in seguito arrestati sono stati anche condannati, perlomeno in primo grado. Poi chiaro ci sono le presunzioni di innocenza fino al terzo grado, quindi da qui ai prossimi 50 anni sentiremo ancora parlare, visto i tempi della giustizia. Allora, prima di iniziare il nostro incontro, con piacere voglio dare la parola a Davide Aleave, che è il nostro assessore alla cultura uscente, un assessore, e lo dico io e non lui, con il quale devo dire ho lavorato molto bene in questi anni. Il fatto che ci sia ancora dopo 12-13 anni, vado a memoria, la rassegna di Ne Vale la Pena, credo che sia merito anche di chi di volta in volta è stato seduto sulla sedia dell'assessorato alla cultura. Quindi spero che sia importante, è stato un segnale importante per la città. Quindi avevo piacere il fatto che Davide fosse qui con noi quest'oggi e soprattutto per il suo indirizzo di saluto. Prego Davide. Buongiorno, grazie a mia volta Pierluigi. Non so se oggi è l'ultima occasione di Ne Vale la Pena, perché mi ero tenuto l'ultimo ringraziamento ufficiale anche da parte, però te ne faccio già uno, così intanto lo faccio molto volentieri, no? E anche io sono molto contento di questi 5 anni, in generale di questa bella esperienza. Ne Vale la Pena ci ha permesso, grazie a Pierluigi, grazie alla biblioteca, di avere tanti momenti di approfondimento insieme sui temi di attualità, sui temi di costume, sui temi di politica, sui temi di cultura in generale, ed è stato uno degli arricchimenti della città. Ce ne sono tanti in una città come quella di Carpi. Io ringrazio, vedo anche tante amiche, tanti amici qui. C'è naturalmente l'attività del comune, di questa bellissima biblioteca, che oltre a essere un luogo fisico in cui si può studiare, si può leggere, si può approfondire nel luogo appunto della biblioteca, fa tante attività in questo auditorium e non solo per approfondimento e riflessione, ma oltre alle attività del comune ci sono visto veramente, lo sapevo già, ma ho avuto modo in veste un po' più privilegiata, se vogliamo, di vedere tante associazioni che avrò modo in queste ultime settimane di ringraziare per tutto quello che fanno, per avere, abbiamo a Carpi davvero un ventaglio di opportunità culturali molto ricco, molto ricco. Quindi in questo caso Ne Vale la Pena, ringrazio Pierluigi e tutti i partner di Ne Vale la Pena che ci permettono di fare questi appuntamenti. Ne abbiamo ancora prima di giugno, quindi per intenderci quanto è ricca questa rassegna. E Ne Vale la Pena, ho citato prima qualche argomento che abbiamo toccato, ma è anzitutto nata e continua a avere un po' il suo fulcro, insomma il suo leitmotiv principale nei temi della legalità e nei temi della lotta alla criminalità organizzata. Quindi sono in particolare in momenti come questi in cui Ne Vale la Pena dà l'opportunità anche a Carpi di ragionare su queste tematiche che a volte vediamo un po' in televisione, sui social, come titoli o come
articoli, insomma, poi chi di noi vuole può approfondire, altri magari hanno meno opportunità, ma è molto importante avere queste occasioni per ragionarne, prenderci un po' di tempo e farlo con i protagonisti che sul campo si spendono sui temi della legalità. Quindi ringraziando ancora gli organizzatori, ringrazio tutti voi, ci siamo visti tante volte, è stato molto bello davvero fare questa iniziativa, ma il ringraziamento più grande oggi con un benvenuto ancora a Carpi e Anna Maria Prustaci, vi facciamo un applauso per aver accolto. Grazie all'assessore Davide Alleave. Allora, avrai tempo per i saluti fino al 6 giugno, poi dopo sarà il voto. Stavo calcolando quante iniziative di ne vale la pena ci sono ancora, ma ne abbiamo. L'ultimo dicevo è il 6 giugno, che avremo Cocchi Ponzoni che verrà a raccontare la versione di Cocchi, e quindi sarà un momento anche, come dire, per sorridere in una settimana che non so quanti potranno sorridere, perché si concluderà con un voto. Vedremo quelle che saranno, come dire, le dinamiche. Anna Maria Prustaci ha scritto questo libro che si chiama La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia. È un libro che banalmente si può dire per adolescenti, nel senso che la storia è una storia per ragazzi, per raccontare quelle che sono le dinamiche della mafia nei piccoli paesi, in questo caso del Sud Italia. Però, come dicevamo questa mattina, quando abbiamo incontrato un'ottantina di studenti qua vicino a noi delle scuole medie, in realtà sono dinamiche che si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale, e quindi è utile. Dicevo che è un libro che è nato ufficialmente per gli adolescenti, ma è un libro utile anche per noi adulti, perché ci sono, come dire, dei momenti nei quali si può riflettere su quello che significa la mafia, in questo caso in particolare l'Andrangheta. I protagonisti di questo libro sono sostanzialmente due, sono Lara, che in realtà è Anna Maria, perché in parte è l'alter ego che troviamo su questo libro. Non è propriamente un libro autobiografico, è un romanzo, però ci sono molti punti in comune con la vita di Anna Maria. Io mi scuso se con lei uso il tu, ma solo in questi due giorni mi ha fatto, questo è il terzo incontro che facciamo, poi ne ha fatti altri insieme e la considero un'amica, e lei mi ha concesso la sua amicizia di questo mio onore, evidentemente. E l'altro è Totò, quindi le due controparti che si raccontano, si mettono in gioco. È un libro, dicevamo, per gli adolescenti, ma non solo, perché è un libro che fa pensare ai ragazzi da che parte stare, cioè quello di capire qual è la scelta che bisogna fare a un certo punto della loro età. L'ultima cosa, è un libro che, uscito nelle edizioni normali della Mondadori, invece di diventare carta da mazzo, è diventato un Oscar Mondadori. Quando diventa un Oscar vuol dire che è un long seller, cioè un libro destinato a durare. Quindi questo, come dire, è il segnale di come sia importante questo libro da leggere, da far leggere ai propri figli, ai nipoti. È un libro che vi consiglio. Allora, iniziamo come abbiamo iniziato in questi giorni, perché comunque inquadriamo il libro, poi entriamo invece su altri temi, su dove sta andando la magistratura, sul fenomeno dell'Andrangheta e su tante altre cose. Lara e Totò sono i due protagonisti. Due protagonisti di che storia? Allora, intanto buonasera e grazie per questa accoglienza in una cittadina molto bella. Ho fatto solo adesso una piccola passeggiata nel centro e è una cittadina che dà un benvenuto anche nelle forme della presentazione, molto ordinata, molto pulita, e posso assicurare che vedere cittadine così ben organizzate fa piacere. Si arrabbiano se la chiami cittadina. Si arrabbiano se la chiami cittadina. Dicono cittadina. Effettivamente stiamo parlando di una città di 70.000 abitanti, quindi è una città, è una singola città. E allora comincio con la domanda che mi ha fatto Pierluigi. Il racconto si rivolge in prevalenza a un pubblico di lettori e di lettrici adolescenti.
e quindi i due protagonisti, Lara e Totò, sono due tredicenni, o meglio, Lara è una tredicenne, mentre Totò è più grande di qualche anno, ma è un ragazzo che ripete il terzo anno della scuola, la terza media, perché non riesce a superare gli esami conclusivi. È un racconto che è ambientato nel 92, perché questo romanzo nasce da una casualità. Io naturalmente faccio il magistrato e poi con Pierluigi parleremo di aspetti che sono più centrati sul lavoro di cui mi occupo, però proprio in occasione di questo maxi processo Rinascita Sport, che si è concluso il 20 novembre del 2023 per quanto riguarda il primo grado, si è concluso il 30 ottobre del 2023 per quanto riguarda invece il secondo grado del giudizio abbreviato, perché abbiamo seguito anche l'appello di questo processo. Ecco, proprio in occasione di questo processo mi venne chiesta una intervista dal Corriere della Sera 7, lo spiego brevemente per anche argomentare un po' su come poi mi sono trovata a fare qualcosa che non appartiene al mio lavoro. Il Corriere della Sera 7 doveva pubblicare un'intervista su una figura femminile nel mondo della giustizia, e c'è una rubrica ogni venerdì che valorizza le figure femminili in tutti i settori professionali, quindi l'ambito medico, il settore dell'insegnamento, il settore dell'imprenditoria, il settore della giustizia. In questa intervista mi ero molto soffermata sulle ragioni per cui ho scelto poi di affrontare, di fare questo lavoro, e mi sono molto soffermata sulle figure dei giudici Falcone e Borsellino, che all'epoca dei miei 13 anni sono stati appunto destinatari di questi eventi drammatici per tutto il paese, non solo per la Sicilia. Poi ovviamente mi sono soffermata anche su altri aspetti in questa intervista, ma da questa intervista nasce poi il contatto assolutamente casuale con la editor della Mondadori Ragazzi, che in occasione del trentennale dalle stragi di Capaci di Via D'Amelio mi chiese proprio nell'ottobre del 2021, e il libro verrà poi pubblicato a maggio del 2022, il Corriere del Trentennale, di rivolgere il mio racconto dei miei 13 anni in modo più approfondito di quanto non avessi fatto nell'intervista a dei ragazzi di 12-13 anni che oggi sono un po' lontani rispetto agli anni 90 da quello che ha rappresentato il punto di partenza per tanti di noi, per i loro genitori, per i loro insegnanti. Quindi per fare un po' tesoro della memoria e partire dalla memoria per costruire il presente e il futuro. Era una proposta per me molto... ha destato la mia curiosità, perché come racconto nel romanzo, parlando proprio della figura di Lara, di cui mi ha chiesto Pierluigi, io originariamente non avrei mai pensato di fare il magistrato nella mia vita. Mi immaginavo, amando molto la letteratura, amando soprattutto le materie classiche, immaginavo avrei fatto la scrittrice o la giornalista. Quindi è stata per me un'occasione anche curiosa per coltivare una mia passione di scrivere, rivolgendomi però per un tema così importante a dei ragazzi e raccontando la mia esperienza di tredicenne. Quindi mi sono calata nei panni di quella che è stata la mia esistenza in un piccolo paesino della Calabria, che è un paesino di 2.900 abitanti, negli anni 90, con un compagno di classe, come capita a tanti giovani calabresi ancora oggi, un compagno di classe che viene da un mondo molto diverso da quello di cui ho avuto la fortuna di far parte, perché il protagonista maschile, Totò, appartiene a una famiglia mafiosa,
e vive il peso di questa appartenenza. Vive il peso di questa appartenenza su due versanti, in famiglia, perché ha un padre che è detenuto per omicidio e lui sente il peso di dover seguire le orme criminali del padre, ma questo peso lo avverte anche e soprattutto a scuola, perché per un ragazzo di quell'età è un fardello molto grande quello di dover in qualche modo dimostrare, anche con la prevaricazione, la prepotenza, di non soffrire per la condizione familiare in cui si trova. Quindi racconterà, senza spoilerare tutto il romanzo, racconterà ai suoi compagni di classe di avere un padre che lavora in Germania perché costruisce gli aerei, anziché naturalmente condividere una verità che fa molto male. Sono due mondi che si incontrano, quelli di Lara, che viene da una famiglia normale come la mia, un padre falegname, artigiano come mio padre lo è stato fino al momento del pensionamento, una madre casalinga, tanti sogni come quello di poter proseguire negli studi, di potersi laureare, cosa che poi la protagonista farà come io ho fatto, e a un certo punto l'incontro casuale che Lara ha con un magistrato che gli fa poi intraprendere un percorso di studi differente da quello che aveva immaginato. Racconto infatti di una vicenda vera della mia vita, riferendola poi a Lara, quindi l'incontro con il magistrato Gerardo Colombo in una delle sue visite scolastiche, e invece la caduta è un gravissimo errore di Totò, il protagonista maschile, che rischierà di replicare gli errori del padre, coinvolto in una rapina, verrà tratto in arresto, e poi il messaggio di speranza, che spero arrivi a tutti i lettori e le lettrici del libro, nel momento in cui la protagonista del racconto cerca, sia prima di questa caduta di Totò, di non girarsi dall'altra parte, cercare di capire che cos'è la mafia, se da questa mafia se ne può uscire anche prima di commettere degli errori, e poi il messaggio anche conclusivo di provare a diventare protagonista di scelte differenti da quelle che sono state le orme familiari, e provare a cambiare la propria storia e il corso del proprio futuro. Quindi questo è a grandi linee il tema del racconto, e di questi due mondi che molto lontani si incontrano e iniziano un dialogo che non è sempre lineare. Il resto lo troverete sul libro, visto che questa è veramente l'estrema sintesi di quello che trovate. C'è un aspetto iniziale che hai raccontato in questa intervista che ti hanno fatto sulle figure femminili che fanno un lavoro, chiamiamolo, particolare, anche se in realtà le donne in magistratura adesso ce ne sono tante, anche in ruoli, beh, non tantissimi ruoli apicali, qualcuno in ruolo apicale, qualcuna che si occupa di antimafia. Tu sei relativamente giovane all'interno della magistratura, nel senso che sono poco più di 10 anni che sei... Dal 5 agosto 2010, quindi è una data che ho scolpito naturalmente. Quindi saranno 14 anni, questi 14 anni hai fatto in modo di fare, come dicevamo, il PM Rinascita Sport, non ti sei fatto mancare nulla, neppure anche la tutela, perché questo è il minimo per chi lavora con te, per chi fa il tuo lavoro, ti è cambiato in parte la vita, magari dopo ne parleremo. Però il concetto di figura femminile, ieri sera ne abbiamo parlato un attimo, vorrei ritornare su questo aspetto. La cosa che ti ho chiesto ieri sera era, quando c'è stata la volontà di Tommaso Buscetta di parlare con i magistrati, quindi non di pentirsi, perché lui non è un pentito, lui si è sempre definito
un uomo d'onore, ed erano gli altri che avevano tradito quella che era la cosa nostra delle origini. Se dall'altra parte della scrivania invece trovare il dottor Giovanni Falcone avesse trovato una donna, in questo caso Anna Maria Frustasi, come avrebbe reagito? Un uomo d'onore, e quindi in questo caso il boss dell'Andrangheta che ti capita di dover interrogare, ed altro. È ancora un ruolo difficile per una donna, soprattutto che vuole occuparsi di antimafia. Intanto le donne sono entrate in magistratura anche con un certo ritardo rispetto alla previsione costituzionale sulla parità di accesso a questo concorso, perché dal 48 l'ingresso delle donne in magistratura c'è stato a partire dal febbraio 63 con la legge di attuazione di questa disposizione costituzionale. Oggi le donne in magistratura sono numericamente di più, non solo rispetto al passato ma anche rispetto agli uomini. È un concorso che viene affrontato e superato con risultati ed esiti positivi da tantissime colleghe, però c'è una maggiore concentrazione della presenza femminile innanzitutto nei ruoli giudicanti, e quindi chi svolge il ruolo del giudice, che ha anche la possibilità di organizzare il lavoro con un calendario delle udienze, del processo, e di stabilire in qualche modo la tempistica della trattazione delle cause. Ovviamente deve sempre confrontarsi con quello che è il peso del suo carico di lavoro, quindi ha sicuramente la necessità di confrontarsi con questo dato, ma sceglie la programmazione del proprio lavoro. C'è poi un ruolo che è quello che è meno appetibile, che è quello del sostituto procuratore, pubblico ministero poi in udienza, perché la magistratura che si occupa delle indagini è un tipo di lavoro che rispetto alla figura femminile, un po' come avviene in tutti i settori della società, quindi la magistratura in Italia non è un'isola rispetto a quello che avviene in tutte le professioni femminili, che sia l'insegnamento, quale che essa sia, la scuola piuttosto che la medicina, eccetera. Non c'è quella attenzione ancora che consenta di conciliare in modo complessivo il ruolo femminile all'interno del lavoro con anche la vita privata e l'impegno che comunque una donna ha in un contesto strettamente familiare, per cui sono molto di meno le donne che scelgono ruoli requirenti. All'interno poi del ruolo requirente ci sono ancora meno le donne che si occupano di criminalità organizzata, cioè un po' come in tutti i settori. Oggi parlavamo con un'altra delle persone che mi hanno ospitato a San Martino in Re, e c'era ovviamente un distinguo, maggiore presenza di figure professionali nel settore medico specialistico e pochissime presenze magari nel pronto soccorso, che è il primo intervento. Ecco, la magistratura requirente spesso si trova a dover fronteggiare delle situazioni improvvise, un reato non sai quando si verifica, quando devono partire le indagini, se è giorno, se è notte, se è un momento festivo, per cui è una tipologia di professione che diviene meno accessibile rispetto ad alcune situazioni personali e familiari, ma ancor più quando si tratta di reati di criminalità organizzata. E poi tu hai detto, Pierluigi, un'altra cosa, i ruoli apicali. Ecco, anche lì iniziamo adesso a registrare una maggiore presenza delle figure femminili negli incarichi, diciamo così, semidirettivi, i presidenti delle sezioni penali o civili, o qualche procuratore aggiunto. C'è anche qualche procuratore donna, o qualche presidente del tribunale donna, ma sono ancora delle figure poco numerose, c'è un gap notevole se andiamo a fare uno studio comparato anche con gli altri paesi europei.
In più, in alcuni ruoli, ecco, la prima donna, primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, è del 2023, quindi un traguardo importantissimo per le donne, che per la prima volta è stato raggiunto. Non si sente ancora parlare, non si è sentito fino all'ultima diciamo, situazione che ha portato alla nomina del procuratore nazionale antimafia, non si sono mai sentite candidature femminili su ruoli di questa tipologia. Detto questo, ogni mafia ha una storia a sé, quindi Cosa Nostra ha una storia a sé rispetto all'Andrangheta, rispetto alla Sacra Cromunita, rispetto alla Camorra, certamente hanno dei percorsi originali, genetici e anche di sviluppo che tra di loro presentano dei tratti comuni, ma possiamo dire che sicuramente l'Andrangheta ha un approccio rispetto alla figura femminile ancora molto arcaico, deterivo. Mi è capitato spesso, ovviamente, di fare con il lavoro che svolgo degli interrogatori, sia con i colleghi, sia da sola. Ci tengo a sottolineare che Luigi dice: ho seguito il processo di Nancita Sconti, l'ho seguito insieme a tre colleghi, il procuratore Gratteri, il collega Andrea Mancuso e il collega Antonio Del Bernardo, quindi è stato un lavoro di squadra, è stato un lavoro di tutti noi. Io sono stata, come dire, l'unica figura femminile che ha potuto presenziare, perché l'area vibonese all'epoca era strutturata in questo modo. Mi occupo di questo tipo di lavoro sul circondario vibonese, che è uno dei circondari più efferati per quello che riguarda la direzione distrettuale antimafia da Catanzaro, ma negli interrogatori che mi capita di condurre, che siano in condivisione con i colleghi o da sola, si nota la differenza di atteggiamento dell'interlocutore che ha rivestito incarichi importanti in un'organizzazione mafiosa e poi si trova davanti un magistrato che è una figura che non vorrebbe mai trovarsi di fronte una donna, dover parlare di reati o dover rispondere a delle domande. Spesso questa diciamo così insofferenza si coglie, però è un'insofferenza iniziale, perché poi adesso inizio anche ad essere più, come dire, anche professionalmente attrezzata rispetto a qualche anno fa, e quindi questo mi consente anche di mettere in riga l'interlocutore. Gli sbatti i pugni sul tavolo. No, i pugni sul tavolo non li sbatto, però l'essere professionalmente attrezzati fa sì che il tuo interlocutore ti riconosca quell'autorevolezza che non deriva dal genere, uomo o donna, ma dalla tua professionalità. Quindi questo è qualcosa che iniziamo anche a tracciare e a sondare quando facciamo gli interrogatori. Addirittura spesso arrivano richieste dall'ufficio matricola delle carceri, dove ci sono ristrette delle persone che abbiamo tratto in arresto, di detenuti che chiedono di parlare con me, quindi direttamente, senza menzionare magari altri colleghi o il procuratore. Quindi vuol dire che qualcosa è stato compiuto sul piano professionale. E poi sicuramente avevo capito con te, ad esempio, Gratteri, che è sicuramente simpatico, ma dal punto di vista estetico fa quello che può. Mi permetto di dirlo, perché mi capita di dirlo anche in altre occasioni. Senti, no, però adesso al di là di tutto, andiamo sul tema dell'Andrangheta, della criminalità organizzata. Allora, Rinascita Scott ha chiuso, come dire, un capitolo sull'Andrangheta. Nel frattempo però l'Andrangheta è cambiata tantissimo, è cambiata in Emilia, noi ci ricordiamo e ricordiamo sempre l'inchiesta Emilia e poi il successivo processo. In realtà anche quello è stato messo un punto fermo, ma nel frattempo l'Andrangheta è cresciuta. È cresciuta così tanto che ormai l'Andrangheta viene tranquillamente accolta nei salotti buoni dell'economia italiana e non solo,
per risorse che ha, per come si presenta. Per certi aspetti si discute sul fatto se a questo punto l'economia illegale dell'Ndrangheta non possa diventare una sorta di economia legale. Quanto è difficile adesso indagare su un consorzio criminale come l'Ndrangheta? Noi abbiamo in mente la frase di Giovanni Falcone, follow the money, segui il denaro. Una volta era, seppur difficile, era possibile. Adesso in realtà ci troviamo davanti al dark web, ci troviamo davanti a sistemi informatici che permettono agli andranghetisti, non solo, di operare magari da Dubai e permettersi di fare affari a Caracas, nei peggiori bar, oppure a Rotterdam, eccetera, eccetera. La difficoltà sta diventando particolarmente difficile, soprattutto legata anche al fatto che ogni paese ha una sua propria legislazione. Beh, innanzitutto il reato di associazione mafiosa è una caratteristica tutta italiana, nel senso che il nostro codice penale ha avuto questo importante tassello normativo nell'82 con la legge Romina della Torre, quindi dopo l'ennesimo omicidio, l'ennesimo fatto di sangue, proprio di Pio La Torre, che era uno dei proponenti in Parlamento della introduzione di questa fattispecie di reato, poi a settembre dell'82, dopo l'omicidio della Chiesa, ci fu effettivamente la promulgazione di questa legge che introdusse il 416 bis nel codice penale. A distanza di 40 anni, di oltre 40 anni, poi questa norma è stata arricchita da tante sfaccettature, da tanti aspetti, però se noi ci confrontiamo su uno scenario internazionale, europeo, ma anche più ampio, è una fattispecie che è molto problematica, perché i paesi con cui noi ci dobbiamo coordinare quando facciamo le indagini, e soprattutto quando facciamo le indagini di tipo economico, sono dei paesi che non conoscono questo tipo di reato, su cui ci sono pene altissime per i reati economici, per esempio per il reato di riciclaggio, quindi il riciclaggio dei narcoproventi della criminalità organizzata, il riciclaggio dei proventi estorsivi della criminalità organizzata. Sono dei reati che vengono puniti severamente, ma non conoscono la fattispecie associativa. Quindi noi dobbiamo cercare ogni volta una base comune, operativa, per poter argomentare le nostre richieste con delle rogatorie che ci permettano di avere una collaborazione della magistratura europea, o della magistratura anche, quando ci capita, americana, canadese, australiana, perché l'Ndrangheta, le mafie, quindi oggi vale per tutte le organizzazioni criminali, hanno degli sbocchi economici anche oltreoceano. Ma il protocollo operativo prevede ogni volta la necessità di confrontare le due legislazioni, perché lo Stato che aderisce all'Unione Europea o che sottoscrive una convenzione internazionale, per poter dare la sua collaborazione deve come dire, contemplare una condotta penalmente rilevante anche nel suo interesse, per il suo interesse nazionale. Quindi ci viene questo aiuto, però dobbiamo muoverci su un fronte che viene condiviso. Non basta parlare di contestazioni per noi importanti perché c'è una organizzazione criminale di cui ci vogliamo occupare. E, oltre a questo aspetto normativo che è reso problematico dalla globalizzazione normativa e dalla necessità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri dell'Unione Europea, ma anche la necessità di armonizzare la legislazione italiana con quella del paese con cui ci dobbiamo confrontare, ci sono poi degli aspetti pratici, operativi, non indifferenti, perché se per un verso abbiamo avuto un riconoscimento importante perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha trasformato anche in un protocollo investigativo la direttiva Falcone
sulla modalità delle indagini economiche e patrimoniali, però abbiamo poi la necessità di confrontarci con una situazione che ci sta facendo un po' arretrare nei passi avanti compiuti sul piano normativo con la tecnologia, perché noi dobbiamo anche avere una adeguata strumentazione tecnica per poter avviare delle indagini che molto spesso oggi sono indagini informatiche. Dobbiamo avere la possibilità con le tecnologie che diventano ogni volta più complesse, sia per effettuare le intercettazioni che diventano via via complicate per accedere a dei dati, a delle informazioni, adeguare lo sviluppo tecnologico con cui ci confrontiamo, ma dobbiamo anche avere la possibilità di utilizzare anche dei metodi di accesso quando ci capita di fare dei controlli e dei sequestri di dispositivi informatici. Non sempre un dispositivo informatico è accessibile agli operatori che lo sequestrano, alle forze dell'ordine, perché ci vogliono delle adeguate strumentazioni per poter accedere a quei contenuti prima che qualcuno da remoto possa cancellare quello che c'è immagazzinato nella memoria di un device. Quindi questo implica uno sforzo enorme che dovrebbe essere compiuto sul piano normativo, ma anche sul piano dell'investimento nelle indagini che devono appunto aggredire i reati di criminalità organizzata, sia con la formazione tecnica di operatori che possono intervenire più facilmente per accedere a questi dati, sia con uno sviluppo anche delle tecnologie di cui noi ci avvaliamo e di cui prima eravamo certamente anche esponenti di rilievo a livello europeo e mondiale. Ora un po' siamo recessivi perché i tagli, quando vengono affrontati, come vengono affrontati in settori cruciali, importanti, come la sanità, come la formazione scolastica, naturalmente toccano anche il mondo della giustizia, e questi tagli hanno un costo che alla lunga sconteremo. Quando invece arrivare ad un accertamento su questi reati patrimoniali e poter poi arrivare a delle confische e a dei sequestri, sia confische e sequestri preventivi, sia confische e sequestri di prevenzione, sono varie misure di aggressione patrimoniale che noi abbiamo ereditato dall'impronta di Giovanni Falcone. Su tutta la legislazione antimafia abbiamo questa tipologia di impronta, ecco, ci consentirebbe poi un recupero di risorse economiche enormi. Quindi investire significa poi recuperare ciò che si investe anche in termini di aggressione ai patrimoni mafiosi, con confische definitive che vanno naturalmente a beneficio dello Stato. Per quello che ci puoi dire, ti è mai capitato di fare delle inchieste che hanno avuto sviluppi anche nella nostra regione, in Emilia, sulle cosche dell'Andrangheta? E aspetto successivo, quello che parlavamo prima dell'inchiesta Emilia e successivo processo, pare aver accertato che la cosca di Nicolino Grande-Aracri era una cosca un po' anomala rispetto a quella che era la struttura classica dell'Andrangheta, cioè la struttura classica dell'Andrangheta, tu fermami se dove sbaglio, era che comunque tutte le decisioni arrivavano dalla casa madre, che era la Calabria, cioè nel senso che dalla Calabria tutte le intrine che venivano create nel mondo erano una sorta di replica di quello che era le indicazioni che arrivavano dalla Calabria. Quella di Grande-Aracri invece era, come dire, una sorta di cosca autonoma, dove sì, aveva il proprio radicamento anche in Calabria per vincoli familiari, però in realtà non sottostava alle regole classiche dell'Andrangheta. Non so se mi sono spiegato, cioè una sorta di evoluzione. Una volta tutto doveva partire, anche se non esiste la cupola come esisteva in Cosa Nostra per l'Andrangheta, però tutto doveva partire
dalla Calabria. Adesso invece cominciano ad esserci, come dire, strutture autonome, quella di Grande Aracri pare fosse una di queste, era la prima invece, se ti è capitato di indagare anche nella nostra regione, e che tipo di andrangheta hai trovato? Allora, naturalmente la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro è organizzata in modo tale da poter seguire ciascuno dei poteri che ne fanno parte, seguono delle indagini che possono poi sfociare in un coordinamento investigativo con altre realtà territoriali. Il fronte su cui lavoro io, che è il circondario piponese, quindi diciamo così l'area tirrenica dell'andrangheta, si interfaccia più frequentemente con altre realtà, per esempio mi è capitato molto spesso il Lazio piuttosto che la Lombardia, mentre l'area ionica della direzione distrettuale antimafia e quindi il circondario crotonese, i colleghi che operano sul circondario crotonese hanno avuto più coordinamento e più collegamenti con le inchieste che hanno riguardato questo territorio, e in particolare citavi tu prima il processo Emilia, che nasce da un'attività di coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro con la direzione distrettuale antimafia di Bologna, perché la famiglia Grande Aracri e la famiglia Dragone nascono nel territorio di Cutro e poi mettono radici anche in provincia di Reggio Emilia, Brescello e in altri territori limitrofi, e prosperano anche in questi territori. Naturalmente noi nel tempo abbiamo avuto degli accertamenti che sono importantissimi, perché il processo Rinascita Scott è, l'hai detto prima, un processo molto importante per la Calabria, lo accertamento. Io non voglio sminuirlo, però devo sottolineare un passaggio importante. C'è una differenza radicale tra quel processo e il maxi processo di Palermo, perché il maxi processo di Palermo è un unicum nella storia, non solo per lo spessore professionale dei due giudici istruttori Falcone e Borsellino, ma anche perché per la prima volta veniva tracciata con una sentenza passata in giudicato nel gennaio del 92 l'esistenza di Cosa Nostra come organizzazione criminale che nasce in Sicilia ma anche degli sviluppi sul territorio nazionale, mentre in Calabria noi abbiamo proceduto prima con altri processi che hanno accertato l'esistenza dell'andrangheta, sia pure processi numericamente meno significativi, ma che da un punto di vista sostanziale hanno tracciato delle linee guida. E mi riferisco al processo denominato Crimine, che è il processo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, collegato in quel caso con il processo Infinito, che venne celebrato in Lombardia. L'operazione Crimine prende il nome da quello che è il ruolo, il capocrimine, perché così è denominato il vertice apicale che riveste questa carica formale, che poi viene trasmessa di volta in volta periodicamente a chi viene designato a rivestire questo incarico, e che dà delle direttive generali in un'area geografica che possono avere delle ripercussioni anche altrove, che sia in Lombardia, che sia in Emilia Romagna, che sia nel Veneto. Ora, noi dobbiamo fare un distinguo, perché altrimenti tutti i processi si celebrerebbero a Reggio Calabria o si celebrerebbero in Calabria. Invece così non è, perché abbiamo un'andrangheta formale, quindi un conto sono le regole formali a cui l'andrangheta è soggetta, un conto è poi l'operatività pratica. Il fatto di rispondere alle regole formali del crimine di Polsi o di rispondere alle regole formali del crimine piponese, perché questo è il senso dell'operazione Rinascita Scott, rispondere alle regole formali del crimine di Cutro non significa
poi essere assoggettati a quelle endrine calabresi, ma replicare quelle regole formali in un'altra area, in un altro territorio, e avere poi però un proprio braccio operativo, un proprio locale di 'ndrangheta e delle endrine che compongono questo locale, che ha poi una sua vita autonoma dal punto di vista dei reati che vengono commessi in quel territorio. Ecco perché è stato possibile la celebrazione del processo Emilia, perché sono delle cosche che su un piano formale seguono determinate regole, un determinato codice, ma su un piano poi sostanziale operativo si radicano qui e sfruttano le risorse economiche di questo territorio, infiltrano il tessuto di questo territorio e si appropriano naturalmente di strutture che si radicano su questo territorio. E devo dire che oggi il fenomeno non è più sottovalutato come un tempo. L'Emilia Romagna ha avuto un risveglio brusco, ma un risveglio che grazie a questo processo sicuramente adesso sta portando dei frutti, nel senso che c'è una maggiore attenzione al fenomeno mafioso, non viene relegato ad una questione, diciamo così, strettamente del Sud Italia, ma lo stesso vale per tutte le altre realtà. Noi sentiamo spesso di queste vicende, di questi approfondimenti anche nel Veneto, nel Trentino Alto Adige, in Valle d'Aosta, quindi in realtà così distanti geograficamente, dove però con la stessa dinamica che si è sviluppata in Emilia Romagna c'è stato all'inizio un nucleo di esponenti di un'area criminale che ha messo radici e che poi ha iniziato a infiltrare anche il tessuto economico. Io per la mia esperienza posso parlare di più delle interconnessioni accertate nei processi definiti che hanno riguardato il territorio laziale piuttosto che la Lombardia, perché sono quelle diciamo, ci sono quelle vicende che ho potuto verificare, dove in intercettazioni che sono preziosissime per chi fa il lavoro del magistrato, che i mafiosi parlano, quindi se noi le abbiamo utilizzate nel processo di nascita e ascolto, abbiamo utilizzato 17.000 progressivi di intercettazione, quindi se ci sono stati 17.000 progressivi registrati vuol dire che parlano anche parecchio. Abbiamo avuto dei dati molto importanti, in alcuni casi per esempio sentivamo un boss che dava ritornati in libertà, una volta riavuta la libertà dopo un periodo di detenzione, si stabiliva nel territorio romano e riceveva un incarico da un referente di 'ndrangheta dell'area piemontese per poter riscuotere un credito importante in Lombardia. E questo boss si esprimeva dicendo: la famiglia, una delle famiglie più importanti della Calabria, che sono i padroni di Milano, mi ha dato questo incarico. Quindi si esprimeva in termini dominicali, proprietari, con riguardo a una realtà che non può essere di Tizio, di Caio, di Sempronio, stiamo parlando della città di Milano. Quindi sentir dire la famiglia più importante della Calabria, che sono i padroni di Milano, sono anche padroni di una parte di Roma, ma Roma hanno di meno. Questi sono proprio i padroni di Milano e mi hanno dato questo incarico. Sono delle intercettazioni, non di megalomani, perché qualcuno di voi potrebbe dire: ma forse questi conversanti sono affetti da megalomania? E invece no. Sono dei conversanti che si riferiscono naturalmente alle infiltrazioni del tessuto economico, che sia della ristorazione, che sia dell'imprenditoria, che opera, che sono nel settore anche delle cooperative di lavoro. Ci sono state altre operazioni, per esempio l'operazione Costa Pulita, abbiamo chiuso il 13
di marzo del 2023, un processo che dava conto delle interconnessioni sempre tra il Viponese e Milano. Il settore delle cooperative di lavoro e di servizi era totalmente infiltrato dalla criminalità viponese. Quindi, quando si esprimono in questi termini, naturalmente alludono alle importanti interconnessioni con il tessuto economico di un territorio. Per cui sono contenta del fatto che oggi non ci sia più quella sottovalutazione che c'è stata in passato, però non dobbiamo neppure crogiolarci nel fatto che adesso c'è questa consapevolezza. C'è stato un primo importante, una prima importante presa di coscienza, una presa d'atto, e adesso che lo sappiamo possiamo andare avanti più serenamente, no? Perché non è così, come hai detto tu, cambiano anche le forme dell'interessamento della criminalità organizzata in base a quelli che sono gli interessi specifici del momento, e quindi adesso che i fondi del PNRR sono oggetto anche di investimenti importanti, noi dobbiamo immaginare di doverci confrontare con delle organizzazioni criminali che sono molto preparate, che dispongono di studi professionali, che sono consigliori delle loro operazioni di investimento e che possono precedere, anticipare il ruolo delle istituzioni in questa programmazione, nel senso che possono sapere già qual è il modo per inserirsi con una progettualità rispetto a degli investimenti importanti. Quindi dobbiamo tenere sempre le antenne verde. Allora, su un aspetto, poi magari se c'è qualche domanda la prendiamo ben volentieri per considerazioni, domande alla mia crustacea. Su un aspetto però non sono completamente d'accordo rispetto a quello che hai detto. Io credo che abbiamo già perso la contezza della presenza della criminalità organizzata sul nostro territorio. Noi abbiamo un lavoro meritorio che sta facendo già da qualche tempo la CGIL, che c'è un osservatorio in Emilia che controlla appunto quello che avviene nella criminalità organizzata, ha presentato recentemente anche a Bologna una nuova analisi, e quello tiene sempre monitorato in maniera estremamente precisa, e questo è utile. Però per il resto, vedendo quelle che sono le cronache dei mezzi di informazione, dei giornali, delle radio e televisioni, in realtà l'impressione, parlando anche con la gente in giro, è che dopo il processo Emilia e le condanne del processo Emilia, in realtà molti hanno avuto, come dire, la percezione che, ok, abbiamo fatto il processo Emilia e siamo condannati, abbiamo estirpato la mala pianta, che in realtà non si è estirpato nulla, perché lo dicevamo prima, ormai l'economia illegale e quella legale diventa veramente complicata da dividere, e quindi il fenomeno mafioso in una realtà come la nostra, parlo dell'Emilia, in realtà non c'è più se non in maniera estremamente fisiologica. Dico questo perché recentemente mi è capitato anche di leggere un libro appena uscito di un autore locale che parla dell'ipotesi della mafia Carpi, e voglio dire, ci sono alcune imprecisioni su quello che in realtà avviene nel fenomeno. L'altro aspetto è che di disinteresse sul fenomeno lo si vede anche dalle piccole cose, nel senso che ad esempio nell'incontro di oggi io avevo invitato i candidati sindaci a venire, perché visto che uno dei temi di questa campagna elettorale è la sicurezza, ne parlavamo oggi, la certezza della pena, che non si sa mai cosa vuole dire, perché credo che tutti noi abbiamo qualcosa da imparare, perché nessuno di noi è un professionista, un addetto ai lavori, che è dentro le carte, nel senso che c'è chi legge di più, legge meno. Però da questo punto di vista non vedo nessuno, quindi le ipotesi sono due: o sanno tutto del problema della sicurezza, e questo mi lascia un po' perplesso, o è un tema che non, come dire, non fa cassetta, non porta voti, perché comunque dare un'immagine di una città infiltrata dalla criminalità organizzata non è, come dire, un bel biglietto da visita. E per quello che dico, che ho l'impressione
che in realtà abbiamo già perso l'interesse, fino a quando non avremo magari il morto illustre per strada, perché poi è quello il discrimine che fa scattare la notizia attuale, il morto illustre, non il morto semplice, cioè il marocchino per strada che muore interessa veramente molto poco all'opinione pubblica, se non nel momento stesso, oppure per farci campagna elettorale dicendo ah, servono più agenti, più poliziotti, più finanzieri, più, è colpa tua, è colpa sua, è colpa nostra, ma non c'è, come dire, la volontà di studiare il fenomeno, nel senso che la criminalità predatoria sicuramente è fastidiosa e ti colpisce direttamente, la criminalità organizzata sta stravolgendo la nostra società. Allora, su questo naturalmente concordo con te e penso che sia un piano diverso però, differente. Io prima mi riferivo all'attenzione non tanto delle istituzioni amministrative quanto più all'attenzione che però non può essere delegata soltanto alla magistratura, all'attenzione della magistratura emiliana, nel senso che prima magari non avrebbero ipotizzato i colleghi di doversi trovare a investigare su questo fronte, ora lo sanno, lo hanno ben presente e sanno qual è tra gli obiettivi da conseguire, l'importanza di conseguire questo obiettivo. Questo è un piano, la consapevolezza, che io credo che qui sia stata raggiunta, così come la consapevolezza dei cittadini. Se poi dobbiamo invece chiamare in causa un aspetto che è ancora più importante e che, hai detto bene, perché questo lo condivido, è un aspetto che riguarda tutta l'attenzione istituzionale in senso ampio, e quindi anche di chi riveste dei ruoli importanti sul piano amministrativo di un territorio, quindi deve dare dei segnali importanti quando c'è una competizione elettorale, quindi il tema della legalità è un tema pesante. Non è scontato trovare un programma in cui si dica che il contrasto ad ogni forma di criminalità, sia da quelle comuni ordinarie che sia la criminalità organizzata, è un impegno concreto di chi sceglie di abbracciare la rappresentanza di una comunità. Ma a quel punto è una questione, diciamo così, che non entra nel circuito della magistratura, che comunque questo aspetto non può essere delegato perché è una questione che riguarda il circuito legittimazione e rappresentanza, quindi chi sceglie e dà legittimazione ai suoi rappresentanti valuterà, deve sapere su quale programma dà la legittimazione e dà la rappresentanza di se stesso e della sua comunità. Credo che questo sia però in questo momento un tema al centro di tante altre situazioni, non credo che sia una questione che può essere relegata a questo territorio. E guardando un po' a quello che è avvenuto in tante regioni, tristemente in quest'ultimo periodo, hai detto prima, il contrasto non fa cassa, il contrasto alla criminalità organizzata dal punto di vista della campagna elettorale, purtroppo abbiamo visto le vicende siciliane, pugliesi, piemontesi, adesso anche liguri su questo tipo di approccio, e credo che sia uno scenario che però non deve scoraggiare il cittadino, perché nel momento in cui ci sono delle inchieste importanti che fanno emergere questi aspetti, poi ovviamente siamo ancora in una fase molto prodromica, molto preliminare, non c'è un processo in corso, ci sono solo delle indagini, non conosco gli atti di quei procedimenti se non dalla cronaca giudiziaria che narra le vicende più importanti di interesse collettivo e quindi come tutti mi documento dalla cittadina, però è un segnale importante il fatto che esistano
degli strumenti di accertamento e eventualmente di contrasto. Vorrei però che ci fossero anche degli strumenti di prevenzione, e su questo non può intervenire la magistratura, ma deve essere protagonista assoluta la politica. Non bisogna aspettare l'intervento della magistratura, che fa un'inchiesta su fatti avvenuti. Quando interviene la magistratura, un reato è già stato commesso. Si tratta solo di accertare se quella condotta che già si è verificata costituisca o meno un reato. Ma questa valutazione non può essere assolutamente rimessa alla magistratura, ci vuole un protagonismo della politica, e quindi un protagonismo che riguardi sia l'attenzione a temi sensibili come la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata, sia una attenzione interna alla scelta delle figure che devono incarnare determinati valori e che devono poi rappresentare una comunità e un territorio. Questa scelta è prettamente politica, e la politica dovrebbe recuperare il suo protagonismo nella selezione dei migliori, non dei peggiori. Io mi sono dotato di parti elettorali post elezioni, perché non chiamerà più nessuno. Va bene, allora, se c'è qualche domanda, prego. Aspetta che forse ti portano un microfono, no, perché registrano, quindi se no non si sente l'audio e dicono. Io non sapendo il linguaggio dei gesti non riuscirei a capire. Prego. Allora, buonasera. Guardi, quasi 40 anni fa mi trovavo a Palermo e andai nel comune di Palermo, c'era la presentazione di un libro di un magistrato. Avevo partecipato il giorno prima a una manifestazione Donne contro la mafia, ero lì per caso, c'erano più carabinieri che persone, comunque, questo per proteggere forse le donne. E la cosa che mi ha colpito moltissimo in questo libro, e qui arriva la domanda, più di 40 anni fa circa, c'era questo magistrato che affermava che sempre di più non avremmo visto tutti gli assassini che abbiamo visto durante il periodo, era prima del 92 comunque, perché ormai i mafiosi erano dei colletti bianchi che avrebbero potuto tranquillamente spostare non solamente l'ultimo, ma spostare l'economia da un paese all'altro. E io mi è sempre rimasto molto impressa questa, facevo l'infermiera, quindi non è che, però mi è sempre rimasto molto impressa. Quindi la conoscenza di questo magistrato che faceva queste affermazioni, che diceva sono colletti bianchi, amministratori delegati di un'azienda, può essere tranquillamente, tra virgolette, pubblico, però prende ordini dalla Ndrangheta, dalla mafia, da tutte le. Quindi la domanda è come mai già dei magistrati conoscevano già il futuro, e soprattutto la preoccupazione che può spostare l'economia da un posto all'altro, cioè dalla Emilia Romagna al Veneto o a un paese, e questo è veramente preoccupante. Non so di chi si debba, e la politica ovviamente ha le sue responsabilità. Allora, grazie per la domanda. Penso a delle inchieste importanti che ci sono state già negli anni 90, ecco perché magari quasi 40 anni fa c'era già questa percezione. Sono inchieste importanti di cui abbiamo perso la memoria, ma che dovremmo rileggere. Ci sono anche delle pubblicazioni specifiche su questo tema. Ci sono state delle inchieste sulla loggia P2. Noi oggi abbiamo realizzate, prodotte in atto tante riforme che già erano in un disegno, un'organizzazione coperta, massonica, su cui ha investigato un magistrato come Gerardo Colombo, che è il magistrato che mi ha poi, in un colloquio in classe, io all'epoca avevo qualche anno in più degli studenti che abbiamo incontrato oggi, perché frequentavo il liceo classico, era il terzo anno di liceo classico, il primo liceo all'epoca si chiamava,
il libro era Il filo della memoria, parlava tra le varie inchieste anche di questo, di queste indagini che hanno riguardato la loggia P2. C'era un disegno ben preciso sul piano istituzionale e sul piano anche economico. Un disegno di questo tipo lo attui solo se hai dei rappresentanti nelle istituzioni. Però noi non abbiamo una grande memoria e quindi oggi c'è una rimozione collettiva di cose che non sono poi così risalenti nel tempo. Basterebbe avere quel programma davanti e vedere che percorso ha intrapreso negli anni il nostro paese da un punto di vista normativo, da un punto di vista delle azioni appunto di riforma. Potremmo trovare forse anche qualche assonanza, quindi sarebbe importante non avere questa rimozione, ma magari coltivare la memoria e rileggere qualcosa che non è così poi risalente nel tempo e che poi in buona parte si è già verificata, si è già prodotta in atto. E poi il collegamento tra organizzazioni criminali e massoneria. Buonasera, volevo tornare un attimo sul libro, sull'aspetto più letterario, diciamo. E volevo sapere se nel libro, cioè una ragazza di 13 anni, che abbiamo detto, no? Lara, probabilmente il percorso che fa, siccome poi non si ferma ai suoi 13 anni, ma continua fino a quando non sarà in grado di scegliere anche la carriera, insomma, la facoltà universitaria, maturerà determinate decisioni in questi anni, insomma, dai 13 ai 20, diciamo. E quindi nel contesto calabrese dove è ambientato il libro, chiedevo se viene affrontato, insomma, l'aspetto proprio personale di sviluppo di questa decisione nel senso del rapporto con l'ambiente, quindi anche eventuali problemi di scelte, di coraggio, di scontro, di rapporti con la famiglia, con gli amici, cioè se c'è questo aspetto personale e se nel libro è trattato. Allora, questo aspetto viene trattato anche per consentire, perché se poi non si racconta un po' di sé, i lettori giovani si annoiano facilmente, già si annoiano gli adulti, ma secondo me i lettori giovani che sono meno allenati alla lettura, proprio per questo hanno meno pazienza e sono meno indulgenti se hanno di fronte un testo che non è in qualche modo credibile. E allora ho cercato naturalmente di spiegare in termini molto semplici, attraverso la rappresentazione di tante tipologie di ingiustizie, piccole o grandi, in cui si può imbattere un tredicenne in modo diretto o in modo indiretto, attraverso per esempio il racconto del conflitto di vicinato del nonno con il proprietario di un terreno limitrofo invadente che non ha imbarazzo a far invadere il terreno coltivato del nonno dal suo gregge. Quindi l'argomentazione potrebbe sembrare arcaica, ma ancora in Calabria c'è il fenomeno, si dice così, delle vacche sacre che possono pascolare ovunque, o delle pecore sacre che vengono fatte pascolare ovunque, calpestando la proprietà di chi invece tiene cura ad un posto in cui magari si guadagna da vivere mantenendo cura di quel terreno, coltivandolo, eccetera. Quindi ho rappresentato degli esempi di questo genere, piuttosto che delle cose che in Calabria accadevano 30 anni fa, purtroppo accadono ancora oggi, non so se in questo l'Emilia-Romagna si può distinguere, il finto licenziamento del padre della protagonista, o meglio le finte dimissioni del padre della protagonista, perché l'attività economica dell'imprenditore che è il datore di lavoro del padre deve cambiare veste sociale e quindi se ci sono le dimissioni volontarie con una
parziale rinuncia diciamo, al trattamento di fine rapporto, a tutta una serie di diritti che se ci fosse il licenziamento il lavoratore avrebbe, è una piccola, grande ingiustizia che ha delle ripercussioni nella vita della protagonista che programma già lo studio universitario puntando anche su delle risorse economiche della famiglia che poi la famiglia non può più avere, di cui non può più disporre, piuttosto che piccole grandi ingiustizie che riguardano i coetanei della protagonista che si rendono responsabili di alcuni fatti nei confronti di commercianti indifesi, piuttosto che di persone che subiscono delle prepotenze, delle rapine, dei furti. Quindi la ragazza, protagonista del racconto, matura questa scelta attraverso un percorso che innanzitutto è incentrato, perché uno dei protagonisti del racconto è la formazione, la scuola, come maestra di vita, come luogo in cui si matura la consapevolezza di poter compiere delle scelte, di poter compiere delle scelte che siano libere, autonome e indipendenti anche dal circuito familiare di provenienza. C'è un po' di tutto, quindi esperienza della quotidianità personale, naturalmente, che io ho dovuto riversare in questo racconto, è esperienze che riguardano la formazione scolastica e un rapporto molto combattuto e ambivalente con questo amico, compagno di classe che in realtà diventa poi il termine di confronto con un mondo sconosciuto di cui tutti sanno ma di cui nessuno parla. Quindi il tema è molto più complesso. La scelta poi di intraprendere questo percorso naturalmente viene affrontata in modo tale da essere fruibile per i lettori giovani che affrontano in un periodo che va dai 12 ai 14 anni anche la fase dell'orientamento e quindi è proprio mirata a fare questo, a rendere possibile anche in chi è ancora così giovane il radicamento della consapevolezza che noi siamo il frutto delle nostre scelte e che le nostre scelte le compiamo già quando iniziamo a scegliere qual è la scuola superiore da frequentare. Quindi non è una scelta piccola, è una scelta che ha un'incidenza importante su quello che poi faremo e diventeremo. Quindi un percorso più ampio, non solo strettamente legato alla questione come dire, della legalità come scelta di vita, ma anche a un certo punto legata alla possibilità, perché i protagonisti sono due, Lara ma anche Totò, e Totò ha anche il suo vendafale nel racconto, il messaggio che nessuno è destinato alla criminalità. E questo messaggio non lo faccio dire al magistrato che va in visita ai ragazzi nella scuola, lo faccio dire alla preside della scuola. Nessuno è condannato alla criminalità, dobbiamo scegliere da che parte stare. Allora c'è una domanda qua, davanti alla collega. Buonasera dottoressa, una curiosità nata, visto che c'è la presenza di un'addetta ai lavori, ma che si ricollega anche all'osservazione che ha fatto il dottor senatore, rapporto politica-magistratura, che è un argomento che ogni tanto sui giornali salta fuori e viene sempre tirato per la giacchetta da una parte o dall'altra. In sintesi, naturalmente, una valutazione, un limite per capire la legittima difesa, perché quando purtroppo capitano incidenti, tentativi di rapina, eccetera, che una persona cerca di difendersi, c'è chi dice si fa bene, ma non fa bene, insomma, per cercare un piccolo retta, chiaramente è un argomento complesso, però almeno avere qualche dritta per capire un po' di più l'argomento. Allora, nel codice penale la legittima difesa diventa, diciamo così, una causa di giustificazione del reato, della lezione, a condizione però che vengano rispettati dei parametri normativi. Innanzitutto ci deve essere una contestualità, nel senso che se noi riceviamo
un'aggressione e la condotta non è immediata, conseguente, contestuale, non è una reazione immediata, ma è una condotta successiva, un inseguimento. E allora già usciamo da un parametro strettamente giustificativo del reato. Poi c'è un altro parametro che è la proporzione. Mi rendo conto che è un tema molto discusso, che è un tema molto sentito, perché noi parliamo di aggressioni che spesso, quando vengono ripetute nel tempo, sottopongono i destinatari di queste aggressioni anche ad un'ansia, a tensioni che si sono accumulate, assistere magari reiteratamente all'invasione, che so, del proprio esercizio commerciale che viene depredato. Per chi affronta con sudore, con impegno quotidiano il proprio lavoro e si vede poi depredato, certamente diventa anche il frutto di tensioni emotive molto forti. E tuttavia dobbiamo anche comparare e proporzionare, questo ce lo dice il legislatore, la reazione con cui noi rispondiamo all'aggressione. A fronte dell'aggressione di un patrimonio, rispondere con l'aggressione del bene, della vita, ecco il legislatore, perché la magistratura non le compie queste scelte, la magistratura applica la norma che le viene data. Quindi sono scelte di politica legislativa, come è giusto che sia, poi il magistrato deve tradurre in atto quello che il legislatore ha dato come linea guida, come indicazione e come direttiva. Chiaramente, se viene puntata una pistola alla tempia e c'è una seria minaccia di morte, e allora ci troviamo di fronte ad un tipo di reazione che può in qualche modo, sia pure indotta, poi magari in concreto ci verrà detto che il criminale, il delinquente non avrebbe sparato, però da un punto di vista della rappresentazione, perché questo chiede il legislatore, bisogna mettersi nelle condizioni di capire chi subisce l'aggressione, che cosa sta vedendo e a che cosa sta rispondendo. Se invece dopo, diciamo, aver preso la refurtiva, la persona si allontana, non utilizza l'arma, noi la inseguiamo e appunto aggrediamo anche con dei colpi d'arma da fuoco, c'è stata proprio una casistica concreta in tal senso, con una vicenda che ha portato alla condanna di un cittadino che ha avuto questo tipo di risposta. Ecco, a quel punto capiamo che è anche una questione di comparazione di beni costituzionali che hanno una dimensione, un valore diverso per la Costituzione prima, per il legislatore poi. La proprietà non può essere messa sullo stesso piano della vita, perché a quel punto diventa una reazione sproporzionata che non viene più giustificata e quindi non c'è, si chiama eccesso dalla scriminante, un eccesso che può essere colposo quando c'è una reazione che non è voluta in modo eccessivo, ma che purtroppo poi ha delle conseguenze eccessive, o poi può essere addirittura un eccesso doloso quando c'è addirittura l'inseguimento di una persona che già, si è già allontanata, non ha aggredito fisicamente il destinatario dell'aggressione patrimoniale, quindi c'è una risposta, diciamo così, di impeto. In quel caso bisogna comunque dare spazio più che ad una giustizia privata all'intervento delle forze dell'ordine. Quindi dobbiamo anche immaginare che un cittadino non può essere consentito quello che non è consentito a nessuno. Quindi neanche le forze dell'ordine, laddove dovessero intervenire, potrebbero utilizzare una pistola per colpire l'autore di un'aggressione patrimoniale. Figuriamoci il privato cittadino, nel senso, nessuno potrebbe replicare in modo sproporzionato. È un tema però sensibile che è sempre aperto, perché bisogna trovare sempre un equilibrio. Posso assicurare che non esiste una regola generale. Va poi visto caso per caso a che cosa c'è la reazione.
qual è la condotta che genera la reazione. Solo sulla base di quella si può misurare la proporzione e si può misurare la contestualità e i parametri che richiede il legislatore. La soluzione varia a seconda del fatto. Grazie. Attenzione però, se andate negli Stati Uniti non toccate un polizio. Questo potrebbe essere. Prego. Certo. Prendiamo l'ultima, poi, visto che come dicono a Roma si guarda una certa. Buonasera dottoressa. Volevo chiedere questo, è possibile che queste organizzazioni mafiose siano inserite nel nostro territorio anche già dagli anni 90 e per arrivare a determinati scopi siano partiti dagli statuti societari dove accanto ci potevano essere esclusivamente delle donne? Beh, essendo, sì. Essendo sì, sì, sì. Parte okay. Più debole e naturalmente soggette a essere impaurite e poi dopodiché per arrivare anche a società e molto, molto più importanti. Allora, più che figure femminili impaurite, spesso mi capitano anche figure femminili consapevoli, nel senso che come ruolo generale all'interno delle organizzazioni criminali, certamente nella 'ndrangheta, e ne abbiamo avuto diverse situazioni anche nel processo di nascita Scott, ci sono spesso figure femminili come intestatarie fittizie di beni, di quote societarie, perché in qualche modo chi sta dietro dal punto di vista sostanziale si è spesso avvalso di figure femminili per infiltrare l'economia, per entrare in società, ecco, per esempio, acquisendo una quota per rivestire dei ruoli formali. È chiaro che per infiltrare l'economia non ci si mette in prima linea con a volto scoperto, perché si deve anche rendere più complesso e difficile l'accertamento. Quindi questa è una cosa che capita con una frequenza molto ricorrente. Non so, ecco, con che frequenza può essere accaduto in Emilia Romagna, ma certamente noi abbiamo tantissimi reati di intestazione fittizia, dove, e parlo di intestazione fittizia non tanto del bene immobile, quanto di beni dinamici come un'azienda, una società, ci sono tante intestazioni fittizie che hanno figure femminili o giovani, quindi tante volte figli, cugini, nipoti, figure che in qualche modo tendono a distanziare l'oggetto dell'interesse da quello che è il suo reale titolare. Quindi credo che sia uno strumento che si trova facilmente e che viene replicato facilmente a tutti i livelli, in tutte le realtà territoriali. Allora, prima di chiudere un paio di informazioni, poi ho l'ultima domanda per Anna Maria, però le informazioni di servizio le faccio prima, così siete ancora attenti, che sono i prossimi appuntamenti con la rassegna. Allora, martedì sera avremo Walter Veltroni che ci racconterà la storia di Donato Carretta, l'ex direttore di Regina Celi che venne linciato nel 1944 a Roma perché è accusato di essere uno dei responsabili della lista delle vittime della fosse Ardeatine. Poi avremo Domenico Quirico, inviato e corrispondente della Stampa, che attraverso la storia del Kalashnikov, questo fucile mitragliatore diventato un simbolo dello secolo scorso e anche di questo secolo, ci racconterà le ultime guerre, quelle che ha vissuto lui, ma ci parlerà anche di Ucraina e di Gaza, quindi avremo, come dire, un viaggio nell'attualità. Avremo Paolo Berizzi al Cinema Eden con il suo libro Il ritorno della bestia. Tra l'altro Berizzi, unico giornalista in Europa sotto protezione perché minacciato dall'estrema destra europea. Avremo ancora Pippo Inzaghi, per chi ama lo sport, il calcio. Poi avremo Cocchi Ponzoni, avremo un incontro sull'etica dello sport con Andrea Zorzi e Flavio Tranquillo, quindi ci sono varie cose.
molti chiedono come rimanere informati. Per noi che siamo quasi tutti boomers, c'è una pagina su Facebook che si chiama Ne vale la pena, se nei messaggi privati mettete la vostra email, inseriamo in una newsletter e riceverete tutte le informazioni. L'ultima cosa, il libro La ragazza che sognava di sconfiggere la mafia è a disposizione alla mia destra, oggi ho fatto lavorare anche mia figlia, che lì perché era Mondadori non poteva esserci nessuno, quindi facciamola lavorare, questo è il messaggio subliminale che vi mando. E volevo chiudere con questa cosa. Allora, abbiamo chiuso in questi incontri, in questi giorni, che Lara sognava di sconfiggere la mafia, e invece la Lara Anna Maria, che sogno ha adesso? Allora, ce ne sono diversi, però penso che sia intanto importante in questo momento vedere nei cittadini crescere nuovamente, ovviamente in questo ci vuole un impegno collettivo da parte di chi veste con l'istituzione, crescere una fiducia che abbiamo perso. Vorrei che ci fosse una maggiore fiducia innanzitutto nella possibilità che alla fine certe scelte, per quanto riguarda quello che dicevamo prima, il rapporto in qualche modo legittimazione, rappresentanza, sia pure con un quadro normativo alle volte molto complicato, ma passano sempre esclusivamente dal cittadino, quindi recuperare innanzitutto quell'impegno anche civico che a me è stato spesso insegnato dai miei nonni, dai miei genitori, e che invece i ragazzi delle ultime generazioni un po' stanno perdendo perché si assiste un po' a un disinteresse su certe tematiche. E per altro versante vorrei che, ovviamente io faccio il mio, ma ognuno fa il suo nel contesto in cui lavoro, possano i cittadini ritrovare un po' più di fiducia in una giustizia che non sempre funziona, ma non perché non c'è un impegno incessante di chi lavora sul campo, ma perché alle volte non si vuole farla funzionare. Allora dobbiamo recuperarla questa fiducia cercando in qualche modo, laddove è possibile, documentarci e cercare di capire e di farci un'idea ascoltando veramente, leggendo veramente tutte le prospettive, tutti gli angoli prospettici di una questione che può essere la questione giustizia piuttosto che la questione della sanità, la questione dell'istruzione, cioè formarci delle idee dopo che in modo molto critico abbiamo potuto, senza farci portare un po' per il naso, oggi è difficile farsi un'idea che non sia condizionata, che non sia, diciamo, eteroindotta, farci un'idea e provare a recuperare quel senso civico che abbiamo in qualche modo smarrito, che deve tornare invece ad essere protagonista delle scelte da cittadini prima e poi da operatori, ognuno nel suo settore, io naturalmente nel mio, ma ciascuno nel proprio impegno quotidiano, tornare ad essere protagonista attivo e impegnato come diciamo, cittadino e professionista per cambiare quello che non va, non ritenendo che lo Stato sia qualcosa di altro e diverso da noi. Lo Stato siamo anche noi, quindi dobbiamo impegnarci per rendere migliori le persone che scegliamo in ruoli istituzionali di rappresentanza che possano incidere sulla realtà. Grazie. Grazie a Daniele Costanzi, grazie a Guglielmo Rocci, grazie a Santiago che è stato attentissimo e
mi ha seguito con le cartoline. Vi auguro un buon fine settimana e grazie ancora di tutti.